Siamo in compagnia di Giuseppe Cuffaro, la mascotte possiamo dire di questa squadra, perché non è non perché è il decimo, ma perché è l'unico agrigentino che c'è nella fortitudo Agrigento. Poco fa abbiamo visto un video di Giancarlo Di Simone, ex team manager della fortitudo Agrigento. Tu erediterai il suo numero storico, che è l'8, e ti ha fatto un augurio abbastanza particolare, perché ti ha augurato di diventare il capitano della fortitudo Monca Agrigento in Serie A. Ma tu ci credi? Siamo positivi, dai, ci crediamo. Quest'anno erediterò il numero 8, che era, come tutti sapete, di Giancarlo Di Simone. Dopo tanti anni di provarci ogni anno, ma alla fine ci siamo riusciti. Dai, meno male. Il numero 8 è stato sempre il mio numero sin dalle giovanili, e finalmente sono riuscito a portarmelo pure in prima squadra. L'augurio di capitano, ma mi farebbe molto piacere. In Serie A, perché no? Speriamo bene. Ecco, quindi abbiamo capito qual è stato il motivo dell'addio di Di Simone, per lasciare il numero a Giuseppe Cuffaro. Esatto. Allora, al di là di tutto, gli obiettivi della stagione a livello di squadra e a livello personale? Ma a livello di squadra, come già hanno detto, come già si dice in giro, è la salvezza. Poi comunque riuscire ad arrivare il più in alto possibile, quello è un secondo obiettivo, cioè è importante tanto quanto. Personalmente cercherò di migliorare sotto i punti di vista in cui io penso di essere meno bravo, e riuscire a migliorare dal punto di vista personale e tecnico. Con Franco Gianni come maestro sicuramente ci riuscirà, io te lo auguro. Ringraziamo Giuseppe Cuffaro per questo breve contributo. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo per questa stagione. Grazie a te. E un saluto a tutti. Ciao.